Ciao ragazze, allora, oggi un nuovo video, questa volta non è Avon ma è un video tag. Sono stata taggata ieri da Aesthetic Avon, Enzo, un bacio, ciao. E mi hai fregato perché volevo taggarti oggi, vabbè, vi dirò dopo. Quindi cominciamo questo Too Much Information, TMT. No, TMT, ma basta, TMI. Ok, sono 50 domande, quindi cerco di sbrigarmi. Allora, cosa indossi? Il pigiama. Sono uscita dalla doccia e mi sono pigiamata. 2. Sei mai stata innamorata? Sì, io lo so, sono tuttora, sia del mio attuale ragazzo che in passato sono stata innamorata. 3. Mai finita davvero male con qualcuno? Assolutamente sì, con parenti, amici e ex fidanzati. Tabula rasa. 4. Quanto sei alta? Allora, 1,68 per una carta di età, 1,70 per ora il minimo. Quanto pesi? Essendo una gran cicciona, diciamo sui 75 kg l'ultima volta mi sono pesata, ma sicuramente avrò preso qualcosa. Ragazzi, sto così, che devo fare? 6. Hai tatuaggi? Sì, uno dietro la spalla, me lo sono fatto 6 anni fa, quasi 7. È un asso di picche con delle foglie da canto, tutto particolare, un dolore, madonna, ma lo rifarei. 7. Hai piercing? No, nel senso, non ho neanche i buchi alle orecchie, non l'ho mai fatti, però una quindicina d'anni fa mi sono fatta il buco al naso e l'ho tenuto una decina d'anni, poi mi sono stufata, ho detto ciao, quindi finita così. Domanda 8. OTP, che io lì per lì ho detto ma che... per fortuna Enza ha risposto a questa domanda, praticamente ha spiegato qual è le coppie dei personaggi della fiction, cioè non della fiction, comunque delle soap opera, dei telefilm, cioè qual è una coppia di fantasia che ti piace. Non è che sono attratta da queste cose, però mi piace molto il connubio Meredith e il dottor Amore di Grey's Anatomy, che mi sono sposati, c'hanno i figli, tutto quanto, è una bella coppia, mi piace. 9. Programma TV preferito? Oddio, non è che ci... non lo so. Sto notando che sono molto molto attratta dai programmi di cucina, tipo Hell's Kitchen, sta roba qua. No, perché stanno tutti a una caciara. Mi piace proprio, che ne so, il cuoco singolo che ti spiega la ricetta, di quelli mi piacciono tanto. Tipo guardo sempre Gambero Rosso. Mi piace tanto il cuoco Max, non mi ricordo che altro, che fa cucina Max cucina l'Italia, oppure Laura Ravaglioli, ricette per vivere felici, un mengarello proprio. 10. Band preferita? System of Down. Dai Sergio! Io li adoro. Mi danno una carica assurda. 11. Ti manca qualcosa? Quantità industriale, sorti, casa... la vita, sì, mi manca un sacco di cose, sia economiche che morali, diciamo. 12. Canzone preferita? Allora, una canzone preferita non ce l'ho, perché me ne piacciono una quantità industriale, però diciamo che quelle che hanno un significato per me sono il mio passato, la mia adolescenza, tutto, Killing Me Softly, la versione dei Fugees. Invece quella che... una delle ultime a cui sono più legata, cioè è molto vecchia come canzone, però io conosco, diciamo, più tardi, me l'associo a questi ultimi anni, una canzone che mi piace cantare, farla col gruppo che mi ricorda una delle mie migliori amiche, sister, ciao sister, Uninvited, nanismo di sempre. Allora, 13. Qual è la tua ossessione in fatto di make-up? Oddio. Ossessione, non penso di avercela. Nel senso, sono più bianca e nera, nel senso, o mi trucco e quindi faccio tutto, non è che esco solo col mascara, cioè o lo faccio o non lo faccio. So più a volte che non lo faccio, perché so, io veramente mi trucco 2 volte a settimana, così. Però se lo devo fare, lo devo fatto bene. 17. Segno zodiacale, sono leone, ascendente sagittario, e nel segno dell'oroscopo sicilianese sono topo. Che vorrà dire, non lo so. Ok. 15. Hai un talento nascosto? Prima di tutto mi dovrei formulare la domanda. Hai un qualche talento? Io mi dico di no. Quindi. Però diciamo che può essere il canto e la cucina.
forse anche un pochino il make up, ma a me mi pare di sparaccazzate, bravo. Io ti dico no, facciamo così, no. 16, la tua citazione preferita. Oddio, io non sono mai cresciuta con la citazione preferita, roba del genere. Però a ragionarci un attimo, è un po' volgarotta, ma secondo me esprime la realtà. Sono tutti froci per culo dell'altri, sempre e comunque. Tutti sono buoni a parlare dell'altri, tutti sono buoni a puntare dito. Ciao dito, no, di qua. Ciao dito. E tutti sono buoni a puntare dito, sono tutti buoni. Se io fossi in te farei, ma poi nessuno fa un cazzo. È normale, perché quando ci stai dentro non è la stessa sorfa. Sta andando via la luce. 17, attore preferito. Oddio, pure là ce ne sono tanti attori bravi, attrici bravi. Però recentemente sono stata attratta, come recitazione, anche bellezza per carità, da quel telefilm Sleepy Hollow, che è finito adesso la prima stagione. E mi piace lui. Certo, non so la voce, perché io sento quella in italiano, però la mimica, l'espressione del corpo in quel personaggio che si è risvegliato dopo 200 anni, mi piace, credo sia bravo. Qual è il tuo colore preferito? Allora, colore, non uno solo no, nel senso, nel vestiario il nero, cioè nero sbacca, spina, eleganza, sempre e comunque nero. Se ti dico colore preferito, il viola, mi piace tantissimo. Invece per l'arredamento, per le cose di casa, eccetera, mi piacciono i colori caldi che risplendono il sole, quindi il giallo, l'arancio, rosso, bordeaux, come potete notare. Preferisci la musica ad alto volume o no? Altissimo, cioè proprio devo spaccare le orecchie a tutte e tutti, cioè la macchina ho quasi rotto le casse, quindi sto un po' così. Dove vai quando sei triste? A letto, mi piace rannicchiarmi in posizione fetale con le coperte fino a qua, sentire musica, non c'è nessuno. 21, quanto ci metti a fare la doccia? Allora, solo il corpo, 10 minuti neanche, coi capelli, starci attenta una mezz'oretta, ora che c'ho la caldaia mezz'annata, 10 minuti per forza, se no posso pure morire. Quanto ci metti a prepararti la mattina? Allora, se non mi trucco, compreso che mi alzo, vado al bagno, mi lavo, mi vesto, faccio colazione, mezz'oretta. Se mi trucco pure mi dedico un'oretta, così mezz'ora sto tranquilla. 23, ti sei mai trovata in mezzo alla lista? Io personalmente no, non mi ha nessuno, però al centro mi è capitato di gente intorno a me che si ammazzava le botte, io. Ciao. 24, cibo preferito, ne ho un quantità industriali, faccio prima di cosa non piace, però diciamo, allora, Nutella, sushi, lasagne, cannelloni, filetto al pepe verde, mamma mia, non ne ho troppi. 25, il tuo libro preferito? Allora, proprio libro non ce l'ho, posso dire che ne so, gli scrittori che mi piacciono di più sono Stephen King, Patricia Cornwell, dirà così, non lo so, e Giorgio Faletti, questi mi piacciono tantissimo, ho quasi tutti i loro libri, mi piacciono. Chissà che genere mi piace leggere. Perché ho iniziato a bloggare, che credo voglia dire, vabbè, perché ho iniziato a aprire il canale eccetera, perché praticamente cercavo più presentatrici, no, ho sbagliato, io da presentatrice cercavo clienti, poi diciamo che è un po' evoluta la cosa, qualche cliente l'ho trovata, ma soprattutto ho trovato colleghe, e mi fa veramente tanto piacere, perché ci diamo una mano a vicenda. Un altro motivo per cui ho aperto il canale, che se non è ancora successo, forse non succederà mai, non me ne può fregare di meno, se succede ben venga, se no ciccia il culo, e mi piacerebbe farmi notare dall'azienda, dalla mia azienda, ciao, sono qui, mi piacerebbe fare la vostra testimonial. Però vabbè. 27, quali sono le tue paure? Pure qui ne ho in quantità industriali. Ho paura delle statue, tipo una specie di sindrome Stendhal, ho paura delle api, ho paura di cadere da tacchi, ho paura di fare un incidente con la macchina, ho paura di essere abbandonata, ho paura di andare a finire sotto i ponti, ho paura degli ani, e chi più ne metta, cioè praticamente l'ipocondria, portami via. 28, l'ultima cosa che ti ha fatto piangere, un problema familiare ultimamente. 29, l'ultima volta che hai detto di amare qualcuno, lo dico tutti i santi giorni al mio ciupciù, quindi pure oggi l'ho detto. Domanda numero 30, qual è il significato del nome del tuo blog? Il mio lavoro, il mio nome, e dove sto? Semplice, mi trovano facile i clienti.
L'ultimo libro che hai letto? Oddio, io non riesco a ricordarmi. Cioè, stavo a pensare prima che ho letto una. Non me lo ricordo. Cioè, ne leggo tanti e cose, questo non riesco a ricordarmelo. Boh, vabbè, sono rincoglionita. 32, che libro stai leggendo? Allora, ne sto leggendo due. Uno si chiama La psichiatra, invece un altro si chiama La quinta passione. Poi una coincidenza assurda. Questi qua praticamente sono tutti e due ambientati in Germania ai giorni d'oggi. Cioè, non mi era mai capitato, a casualità. Comunque anche questi thriller horrorosi, eccetera. L'ultimo programma di TV che hai visto? Ieri sera ho visto Tortete con Renato, però erano, cioè, a gare con due ragazze che danno una mano a due, una bambina che lascia la torta. Carino. 34, l'ultima persona con cui hai parlato, e mi ho ciupicciù al telefono. 35, che rapporto hai con l'ultima persona con cui hai scritto un messaggio? Ho mandato un messaggio alla mia sister, alla mia migliore amica, una delle mie migliori amiche, e niente, quindi alla mia migliore amica. 36, il tuo luogo preferito in cui stare? Appunto, a letto. Oppure mi piace stare al mare. Mare oppure al parco a rilassarmi. 37, il luogo che ti piacerebbe visitare? Mi piacerebbe tanto andare a Vienna. 38, l'ultimo luogo in cui sei stata? Sono stata in Sicilia. 39, hai una cotta per il ciupicciù? Ciupicciù, ciupicciù. Però 40, l'ultima volta che hai baciato qualcuno? Domenica al mio ciupicciù. 41, l'ultima volta che sei stata insultata? Allora, precisamente non me lo ricordo. A pensarci bene, forse... non lo so. Quando forse avrò litigato con le persone, quando mi hanno detto qualcosa che non dovevano dirmi. Qual è l'ultima volta che sei stata? 42, qual è il tuo dolce preferito? Non è pure là. La marea, cioè, adoro la cheesecake e poi adoro i biscottini di pasta frolla con la cioccolata. Poi va bene, Nutella, crepe, eccetera. 43, suoni uno strumento musicale? Il pianoforte, lo strimpello. 44, il tuo gioiello preferito? Allora, proprio gioiello non è che mi facciano pensare, infatti non ho mai niente, però mi piacciono tanto quei orologi bracciali tipo stile Guess. 45, l'ultimo sport che hai praticato? Acqua gym, un bel po' di tempo fa. 46, l'ultima canzone che hai cantato? Allora, canto perennemente, allora, sotto la doccia stavo cantando Rolling the Deep di Adele. Invece l'ultima volta che stavo in macchina ho cantato una canzone dei Nightwish e tutto. E poi invece l'ultima volta che ho cantato in saletta una canzone ho cantato Simply Man di Lynyrd Skynyrd. Oddio. 47, la tua frase preferita per attaccare il bottone? Ciao. Non ce l'ho. L'hai mai usata? Tutti i giorni. Ciao. Salve. Oddio. Allora, forse. Anzi, la mia frase preferita per attaccare il bottone quando lavoro col mio catalogo. Salve, la conosciamo? L'hai mai usata? Sì, per forza, sennò non lavorerei. L'ultima volta che hai frequentato qualcuno? Oh, ragazzo. Che cazzo. 50, l'ultima. Chi dovrebbe essere il prossimo a rispondere a questa domanda? Ah, ok. Allora, voglio taggare. Vabbè, Enza già l'ha fatto, mi ha fregato. Poi voglio taggare come ha taggato pure lei 2000 Zaida Cinzietto. Un bacino. Poi vorrei taggare Martina Little Snake 90. E poi le donne vengono da Marte, Alessia. Poi, non lo so, chiunque veda questo video voglia fare. Non lo so, vi. Ci autotagliamo tutte, mi piacerebbe vedere le vostre risposte. Niente, il video è finito, vi mando un bacione, spero di essere stata più sintetica possibile. Un bacio, alla prossima, ciao!